È importante sempre confrontarsi con le altre esperienze sindacali nel mondo. La CUT è un sindacato brasiliano con cui noi ci sentiamo in piena sintonia, perché a maggior ragione in un contesto come quello in cui viviamo è importante avere compagni e compagne anche all'altro estremo del mondo che la pensano come noi e che lottano per un mondo migliore. Ora stiamo andando nelle stalle dell'Emilio Sereni, che è un'altra cooperativa agricola che storicamente ha caratterizzato lo sviluppo del nostro territorio, dove appunto ormai 40 anni fa un gruppo di lavoratori si misero insieme, unirono le forze per dar vita alla produzione del latte, che 25 anni fa fu convertito tutto sul settore biologico. Buongiorno. Sì, grazie di essere venuti a trovarci. Benvindo, obrigado da visita. E l'esperienza dell'operazione in generale, calata poi nel contesto di lavoro, ecco, cioè la volontà di rendere ai nostri soci condizioni migliori rispetto a quelle che possono riscontrare sul mercato dal punto di vista del lavoro, e questo non solo in termini salariali ma anche in termini ovviamente di qualità del lavoro, ecco, il lavoro in sicurezza, del lavoro che va a premiare determinate situazioni appunto di sostenibilità ambientale. Ne facciamo tesoro perché in Brasile siamo di fronte ad un'attività invece di lavoro, che è un'attività intanto nell'agricoltura molto intensiva e quindi non tiene conto né dei diritti e della qualità del lavoro né dell'ambiente. Molto bonita e importante dal punto di vista dell'intercambio. È molto importante lo scambio che stiamo facendo qui in Toscana in relazione a quello che riguarda la forma anche economica con le imprese, delle piccole imprese che noi abbiamo, e stiamo discutendo e stiamo vedendo sostanzialmente l'organizzazione qui, che è fatta in cooperativa, che è un elemento diciamo molto importante che anche da noi è da svilupparsi. Negli anni scorsi ho sottoscritto un protocollo con la Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze, e questo che abbiamo sottoscritto adesso con la CGIL Toscana è un valore aggiunto che rafforza in qualche modo la relazione di cooperazione che abbiamo tra di noi. Noi dobbiamo lavorare sempre di più perché la lotta per il diritto dei lavoratori, del lavoro dignitoso, sia una lotta che vede insieme tutti i lavoratori di ogni paese, di ogni continente.